Amici di YouTube, benvenuti nel mio bordo campo, come promesso Monza-Mila da Lupaue Stadium. Vi volevo far vedere subito una cosa molto interessante. Questa è la panchina del Monza e mi volevo soffermare su questo elemento qui, su questo cavalletto qui all'interno della panchina del Monza. Cos'è? È la posizione, è il posto del match analyst del Monza e questo secondo me è un ruolo a volte non calcolato e soprattutto un po' sottovalutato. Cosa fa il match analyst? Ve lo dico perché fino a un anno e mezzo fa era quello che facevo io, esattamente da quelle postazioni lì, cioè il match analyst gli arriva le immagini della Lega e lui live lavora la partita, cioè mentre giocano lui la lavora live, in modo, cosa vuol dire la lavora? Inizia a fare tutti i tagli delle situazioni tattiche, quindi lui vede il computer e non vede il campo che ce l'ha a un metro perché deve lavorare sulla partita, perché in qualsiasi momento l'allenatore gli può chiedere una situazione tattica, una marcatura, una prima pressione, quindi lui deve avere tutto sotto controllo e tutto bello classificato per situazioni offensive e difensive. Soprattutto serve tra il primo e il secondo tempo per far vedere ai giocatori le cose giuste e quelle sbagliate. Quindi immaginatevi il match analyst che anziché guardare la partita live la guarda sullo schermo perché la deve lavorare. Quindi sono particolari che io ho vissuto e vi ho voluto raccontare in questa prima parte. È arrivato il Milan Lupaue Stadium e il primo a salire sul terreno di gioco è stato proprio Rafael Leão e ve lo faccio vedere. È là, con le cuffie, musica, abbastanza sereno. Vi faccio vedere anche dei particolari, delle espressioni magari di alcuni giocatori che riesco a intravedere prima del riscaldamento. Lui ha saputo ovviamente dalla riunione prepartita che non giocherà dall'inizio, però vi dico la verità, mi è sembrato tranquillo, rilassato e cosciente ovviamente della scelta e del fatto che ha grandi potenzialità, ma serve che faccia uno step importante. Un step importante che a mio avviso solo lui può fare questo step. Questo è il pallone con cui si giocherà Monza-Milan. Riscaldamento inizia con attivazione e poi una specie di partitina a tema, faranno uno o due tocchi. La partita sta per iniziare, le squadre stanno già in mezzo al campo, l'analizziamo, la viviamo live come sempre e poi alla fine cosa c'è? Il commento finale. Ovviamente ci mettiamo sempre dalla parte dove attacca il Milan, sempre. I ragazzi sugli spalti sono belli carichi. 12° minuto, punizione dal limite per il Monza. Sulla battuta Maldini e Kyriakopoulos. Vediamo chi batte, parte Maldini, barriera, Kyriakopoulos, respinta, fuori, niente, non va. 15° incredulo, ha sbagliato un gol Mota Carvalho, incredulo. 29° il Monza penso si sia mangiato 3-4 gol clamorosi, con Dani Mota, Maldini, Djuric. Ma vi dico la verità, vederla da qua il Milan soffre un po', soprattutto sulle corsie laterali, le sovrapposizioni dei terzi, quindi dei braccetti di sinistra e di destra. Il Milan giochicchia, ma il Monza veramente ha sbagliato delle occasioni clamorose. 43° 1-0 Milan, Tijani Reinders, contropiede del Milan, articolato da Chukwueze, Pulisic, cross in mezzo, Morata di testa, non bene, e Tijani Reinders per l'1-0 del Milan. I ragazzi dietro, gol valido, i ragazzi dietro. Monza ha attaccato tantissimo, ma c'è un problema, ve lo dico dopo. Fine primo tempo qui al Lupaue Stadium, Milan in vantaggio, Milan cinico ragazzi, Milan cinico in questo primo tempo. Come vi ho raccontato, il Monza ha avuto 3-4 occasioni importantissime con Dani Mota, Kyriakopoulos,
Djuric, Maldini, e è stato anche fortunato per imprecisione dei difensori centrocampisti attaccanti del Monza. Il Milan, vi dico la verità, è venuto fuori poche volte, Okafor ha sbagliato due gol, uno veramente da pochi passi. Morata sul gol di Reinders, non bene perché la poteva schiacciare, ha avuto fortuna il Milan che Reinders gli è tornata lì. Vi dico la verità, riparto, voglio concludere questa analisi del primo tempo come ho iniziato, Milan cinico, perché a punti sicuramente il Monza avrebbe meritato anche un gol, però ragazzi, non lo so, sarà anche un caso, ogni volta che il tattico viene a vedere il Milan, non lo so, voglio aspettare fine della partita per continuare questa frase, aspettare fine della partita. Ora vo un po' verso i buffet ragazzi, perché mi è preso un po' fame. È un po' freschino qui allo U-Power Stadium, vi dico la verità, c'è stata anche una protesta dei tifosi del Milan che hanno lasciato, vi faccio vedere quella parte, la bianca tutta isolata, si sono messi lateralmente, quindi protesta dei tifosi del Milan. Vediamo come va il secondo tempo, mi vuoi un po' a rigenerare. 66esimo, è entrata anche Leao, Milan si difende, ripartenze, la partita la fa il Monza, però ora c'è stata una ripartenza di Theo Hernandez a 2000 all'ora, ragazzi, dal vivo veramente a 2000 all'ora. 79esimo, poche emozioni, sempre la partita fa il Monza, è Milan di ripartenze e Leao fino adesso niente di che, niente di che. È uscito Djuric per Maric, vediamo. Monza Milan è finita, facciamo un'analisi qua dalla panchina, dove era il Milan, dove era Fonseca, il suo staff, dove era Leao, dove erano tutti i giocatori. Un Milan cinico che vince a Monza, diciamo, questo è il titolo di questa analisi finale. Il Milan che sfrutta l'occasione di rendersi nel primo tempo e vince questa partita. Il Monza ha fatto una buona partita, dobbiamo dire, e meritava anche un gol, ma ha sprecato tantissimo con Mota, Djuric, Maldini. Quindi il Milan l'ha vinta anche in soffrendo. È una partita sporca, sono le classiche partite sporche che vinci e comunque è importante anche la vittoria. Però non è che mi abbia entusiasmato molto questo Milan, non è che mi abbia entusiasmato a livello di gioco, ve lo dico tranquillamente. A livello di singoli ho visto finalmente una buona intesa tra Ciao e Pavlovic, anche se hanno sofferto. Terracciano nella posizione di terzino destro non ha sfigurato, anzi Fonseca ha provato anche due o tre soluzioni con Chukwueze, Nampiezza e Terracciano che veniva dentro il campo, quindi ha provato questa soluzione diverse volte nel primo tempo. Pulisic ha fatto la solita buona partita. Mi ha deluso un po' questo Milan in termini soprattutto di personalità, perché sempre a difendere è ripartito poche volte e quelle volte che è ripartito sempre in maniera confusionaria, quindi sicuramente tanto da lavorare con Fonseca. Ditemi anche voi cosa ne pensate ragazzi nei commenti. Voglio fare un appunto e voglio fare anche soprattutto un discorso, parlare anche di Rafael Leao. Era davanti a me quando ha sbagliato quel gol lì, e un giocatore che ha rabbia, un giocatore che ha fame, la calcia butta giù la porta. Lui davanti alla porta ha fatto quel mezzo pallonetto e sapete tutti come è andata a finire. L'ho visto anche tranquillo, vi dico la verità, come se quello che avesse fatto non incide minimamente in quello che è la sua condizione mentale. Quindi un giocatore diverso, ripeto, in quell'occasione lì butta giù la porta. Non ha segnato, quando è entrato mi sono spostato anche dalla parte di Leao, perché comunque qualcosa ti aspetti sempre, perché comunque qualcosa ti aspetti. È stata un panchina, è la terza fuori, pensi che questo entra ora e spacca la partita, questo entra ora e la decide la partita, invece no. Ragazzi, fidatevi, dal vivo è ancora più anonimo, è ancora più anonimo, e questo sicuramente mi dispiace. Poi voglio fare un altro appunto, e questo su un giocatore del Monza, Alessandro Bianco, classe 2002, giocatore fortissimo. Alessandro Bianco, classe 2002, sono questi i giocatori da andare a prendere. Ho visto un giocatore completo, quindi chapeau al Monza, chapeau a Nesta, questo giocatore veramente mi ha riempito gli occhi, lui e Bondo. Quindi anche in ottica mercato, due giocatori così ragazzi, sono due giocatori a mio avviso che potrebbero far bene, magari in prospettiva, non adesso, ma fidatevi, Alessandro Bianco è giocatore vero.
spero comunque di aver affrontato tutti i temi, spero che comunque ci sia degli spunti anche per voi nei commenti. Ragazzi, vi saluto qua da Monza, da Lupower Stadium, spero che il contenuto vi sia piaciuto, il Tattico Show.